Allora, Issa, tu sei un bracciante agricolo e un agricoltore della Costa d'Avorio che vive in Italia, risiede in Italia e a Foggia da molti anni. Tu conoscevi Sarè Mahmoudou e gli altri due ragazzi che sono rimasti. Sarè Mahmoudou, che è rimasto vittima della sparatoria consumatasi ieri pomeriggio nelle campagne di Lucera, e gli altri due ragazzi che sono rimasti coinvolti. Sì, molto bene. In che occasione li hai conosciuti? Beh, in momenti lavorativi siamo sempre insieme. Da molti anni li conoscevi. Sì, molto. Beh, persone che non hanno mai fatto male a nessuno. Mai, 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 mai fatto male a nessuno. Tu e la comunità dei braccianti a cui appartenevano Sarè Mahmoudou e gli altri due ragazzi, sostenete una versione differente rispetto a quella che è trapelata stamattina dalla stampa. Qual è questa versione? Allora, la versione ufficiale, noi vogliamo soltanto la verità, nulla che la verità. Che cosa è successo in realtà, da quello che voi sapete? Allora, quella che mi ha detto prima, ieri sera, quella che è stata ferita. Allora, poi stamattina ho visto quella che è salvato da miracolo, è uguale, combacia. Allora, sono andato a cercare il lavoro, non hanno trovato il lavoro. Come allora aveva fame? Hanno visto un campo di melone abbandonato, diciamo un melone scarto. Poi stava un italiano che lavorava vicino. Si sono fermato, l'hanno chiesto: senti, possiamo fare due o tre melone? Sì, prendete quelle che volete. Allora, quella che è stata uscita ha preso tre. E quell'altra ha preso le spinace. Poi quella che è stata ferita non ha toccato niente. Poi hanno preso questa, sono entrati in macchina. Dopo 1 chilometro hanno visto un lavoratore che ha fermato la macchina. Quel momento che lui stava piantando i broccoletti a mano, ha fermato la macchina. Poi ha chiesto a loro: che cosa avete preso là? No, abbiamo preso 3 milioni. Chi ha dato a voi questi 3 milioni? No, è il proprietario di campo. No, è io che sono il patrone di qua. È io che comando qua. E io, noi non sappiamo. E cosa ha Poi, fatto lui? allora, ha preso i milioni, ha buttato a terra, ha scacciato. Allora, quello che è morto. Ha detto: signore, vedi che il melone, invece di scacciare così, perché noi non lasciare che noi mangiamo questo? Poi l'ha dato uno schiaffo, poi l'ha dato un calcio, ha aperto prima la porta della macchina, l'ha dato un calcio. Quello è scenduto, perché mi picchia? E da lì è partito poi la tragedia, il Sì. dramma. Poi l'ha dato ancora un altro schiaffo, e dai, è troppo. Allora, quello puro l'ha dato uno schiaffo. Allora, quello che è salvato da miracolo, ha detto: no, quello che è morto. Senti, qua noi non siamo venuti per fare la guerra. Entra in macchina, andiamo via. Sono entrati in macchina e hanno iniziato ad andare. Dopo 5 km, quello è andato a casa con suo figlio. Hanno preso la pistola, i fucili, tutti cosa. Hanno iniziato a sparare sulla macchina, hanno bucato le gomme, la macchina di loro è caduta dentro non lo so come si dice, Una cunetta. sì, un po' più profonda. Poi si sono fermato. Allora, come la macchina stava lì, pure loro continuava a sparare, hanno iniziato a pulire. Allora, quello che è morto, hanno sparato, non lo so, su. Sotto è stata ferito e non poteva più curire. Quello che è morto è stato sparato alle spalle e al braccio. No, sui coioni. Dici? Sì. Che i carabinieri hanno riportato questa versione. Sì, e sui coioni hanno sparato perché lui non poteva più curire. Tu come lo sai? Hai Perché visto la salma? quelle là dopo è venuto
L'ha detto, tu ce la fai alzare? Ha detto che lui non ce la fa. Un amico di Sarè? Sì. No, quello che si è salvato. Ah, quello che quello quel momento salvato. Che loro sono andati via. Allora, come hanno detto là, se uno spara solo un colpo di fucile, non si può fare tutti questi danni. Vuol dire che quello è venuto là, ha svuotato proprio la pistola, il caricatore intero su quello là. Allora io volevo sapere a meno quanto colpo di ha dato a quello là. Hai voluto anche tu personalmente cercare un po' gli elementi della verità. Sei andato oggi a fare delle riprese, sì, in questo campo. Sì. Che cosa hai trovato? Allora, la delusione, perché sono arrivato là, ho visto che il campo non aveva quasi niente. Il melone non esiste proprio. E questo periodo, tutti gli agricoltori che seguono la televisione sanno bene che il melone si raccoglie a agosto. Questo periodo il melone non esiste proprio. Allora qui è il melone che hanno rubato. Aspetta, si vede bene che questo periodo il melone non c'è. Si vede bene, perché tutti quanti dobbiamo filmare. Se qua c'è il melone, vedete un po'. Questo è il melone rubato. Per questo melone hanno ammassato gli africani. Qua, questo è il campo di melone. Questo è il campo di melone. E questi qua sono tutti i testimoni. Sì. Hanno preso 3 meloni che appartenevano allo scarto, diciamo, del raccolto in qualche modo. Sì. Però che... io quello che ho detto là, ho visto, ho fatto una filmata, poi quelle melone che ho detto, ma questo qua mangia, ti fa soltanto fare la diarrea, perché non sono più buono. Quindi sono morti, quindi Sarè e Mamoudou è morto per 3 meloni appartenenti ad uno scarto del raccolto. Sì, purtroppo sì. Issa, chi era Sarè Mamoudou, tu che lo conoscevi, anche all'interno della comunità, come era visto Sarè? Sarè Mamoudou l'abbiamo tutti quanti chiamato Moloko, perché è il suo stile di vivere, perché l'abbiamo visto, stava sempre pulito, ma è un grande lavoratore, eh? Dopo il lavoro si vestiva come un americano, allora aveva un stile veramente che piaceva a tutti quanti. Anche il cadavere, con quel vestito che è morto, c'è uno che ha fatto le fotografie. Io non ce l'ho, se no ti facevo vedere. Stava bene vestito, è sempre pulito, ma è un grande lavoratore. Si deve faticare lavoro. Lo conoscevano tutti nella comunità, tutti, era ammirato. Tutti. Ieri il ghetto stava zitto. Tutti quanti stava male ieri. Tutti quanti. Poi mi raccontavi un'altra cosa. Lui aveva un desiderio nell'ultimo periodo. Sì. Cosa aveva pensato di fare? Beh, ha detto a quelle che è salvato da miracolo. Ha detto, senti, io da qui, da tanti anni io sto qui. Mi piacerebbe avere una famiglia, avere un figlio a meno. È meglio che io vado in Burkina, così almeno faccio una famiglia, un figlio. Poi quella ha detto, ma qua tu puoi fare un figlio, qui è uguale. So che c'è anche tanta rabbia, però tu mi hai detto prima, a margine di questa intervista, che voi non volete farvi giustizia da voi, non volete la guerra, ma volete soltanto la verità, è così? Sì. Solo la verità, e che siamo deboli, non abbiamo parenti, non abbiamo niente, abbiamo soltanto la verità che vogliamo, solo questo, perché per me penso che sì, la Carabinieri vuole veramente sapere la verità, loro hanno già la macchina, sanno dove c'è il campo di melone. Perché la verità non posso uscire? Per me è strano. Issa, Sarè ha anche un fratello che lavora nei campi a Foggia e appartiene alla comunità del ghetto. Tu l'hai visto? Sì.
Come stanno? Male. Perché un ragazzo che posso dire io non l'ho mai visto malato. Mai. È pieno di salute. È uno shock per loro, non se l'aspettavo. No, tutti quanti, a tutti quelli che chiamo che dire che è morto un moloco, e dite, beh, e che è successo? L'hanno sparato. Fa male.